anche oggi ovviamente parliamo di sport e lo facciamo come sempre con il nostro amico Alberto Bortolotti. Alberto, oggi parliamo di sport, quale sport e di che cosa? Illuminati. Arriviamo a qualche giorno di distanza, ma ancora perfettamente all'interno di un discorso di attualità. Intanto buon pomeriggio, buonasera o buona giornata a tutti, dipende da quando, diciamo, i nostri amici ci consultano sul web. Ma l'impresa, la seconda vittoria mondiale consecutiva di Sebastian Vettel domenica con la Red Bull Renault, mondiale conquistato strabattendo gli avversari. Il primo avversario, a differenza dello scorso anno, è stato il suo compagno di squadra. A differenza dello scorso anno, Vettel ha vinto con largo anticipo, perché lo scorso anno la Red Bull aveva puntato a lungo su Mark Webber, il suo compagno di squadra molto più esperto e più avanti con gli anni di lui. Lo scorso anno si puntò per un po' su Webber e Vettel vinse il mondiale all'ultima curva dell'ultimo giro dell'ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi. Quest'anno la laurea è arrivata in Giappone domenica scorsa, rendendo sostanzialmente superflue, se non per il secondo posto, le gare da qui in avanti. Sebastian Vettel ha vinto un mondiale con tratti da dominatore che hanno veramente ricordato il suo mentore Michael Schumacher. Ricordiamo che il talento di Vettel, che rifulgeva anche pienamente quando era giovane nelle categorie minori, è emerso in quel kartodromo di Kerpen, periferia occidentale della Germania, quasi al confine col Belgio, che è di proprietà della famiglia di Michael Schumacher. Ed è